bellissimo giro palla di Brindisi, il tiro e il bersaglio di Ricky Visconti. Logan con 4 secondi per tirare, prende il tiro da lontanissimo, secondo giro, secondo bersaglio, si proverà ad esplorare il solito mismatch per chi si trova solo dentro e si è accoppiato con Logan e Clemons, che va dunque a segno, forzatura allo scadere di 24 anche per Brindisi, poi gran palla proprio di Redivo per Chappell che è in fuga per la vittoria. Post basso per Burnell, Burnell marcato da Perkins, c'è l'aiuto sul fondo di Burnell, scusatemi, di Chappell, nessuno però si ricorda di marcare Benchus. Qui il tiro sbagliato da Gaspardo, ma il rimbalzo è di Nick Perkins, che non solo prende il rimbalzo, ma si prende anche il tiro dalla media e lo manda a bersaglio. Clemons si libera, poi gioca due con Mekououlou, il taglio di Mekououlou, Clemons prova dentro, appoggia di mano sinistra, altro gran canestro di Anthony Clemons. Gran movimento sul fondo di Burnell che trova Benchus nell'angolo, terza bomba nel quarto. Ci avviciniamo insomma all'ultimo minuto di questo terzo periodo, qui Perkins in qualche modo sbaglia, poi però c'è un tocco a rimbalzo di Adrian. Adrian per Gaspardo che prova ad attaccare, spazza via Clemons, non riesce a trovare il tiro, poi Perkins mette a sedere Gandini e va con la schiacciata a due mani. La spavalderia con cui giocano, la forza d'animo, appena fatto un errore qui devo dire, poi bisogna anche inchinarsi ai maestri. 0 su 2 appunto per Mekououlou, mentre Redivo apre lo zaino dei trucchi e si inventa due punti. Mentre è letteralmente in un altro pianeta, Lucio Redivo mette anche questa. Altro recupero di Clemons, palla per Burnell, questa volta Zanelli si toglie e arrivano altri due punti veloci per Sassari. Qui invece dimenticato malamente Benchus. Voleva un fallo, fallo che non arriva. Allora transizione per Sassari, ma arriva Chappell con il furto. Poi trova Adrian che riesce in qualche modo ad evitare Clemons. Con la chance insomma probabilmente di chiudere il discorso, Josh Perkins ubriaca di finta e Clemons deve inventare allo scadere dei 24. Finisce la partita con la stretta di mano tra i due allenatori, la vittoria della Epicasa Brindisi.